Eccomi, allora oggi è giovedì 11 febbraio e sono circa le 12:40. Ho appena pranzato e sì, adesso come potete vedere gli occhi sono un pochettino più sofferenti, sono bruciolo più che altro, non sento dolore, però faccio un po' più fatica a tenerli aperti e sono un po' più impastati. In realtà ho fatto una notte abbastanza, cioè, anzi, una notte molto tranquilla. Io sono andato a letto a mezzanotte e mi sono svegliato circa alle 11:30 perché mi hanno svegliato in casa. Ma in realtà sarei andato avanti a dormire serenamente ancora un po'. Niente, quando mi sono svegliato stavo bene. E poi ho messo i due colliri, l'antibiotico e un quarto d'ora dopo l'antinfiammatorio prescritti. E avendo messo questi colliri ho avuto un po' di bruciore, ho iniziato ad avere un po' più di sensibilità. Però come vedete sono comunque in una stanza con piena illuminazione, finestra aperta. Prima ho messo un po' gli occhiali da sole, ma appunto non è tanto la luce, è proprio il bruciore e la fatica a tenerli aperti. Tutto qua, però siamo a 48 ore dall'intervento adesso sostanzialmente, perché mi hanno fatto martedì all'una circa, quindi sono 48 ore adesso e la situazione dovrebbero essere questi i momenti più duri, dicono, e in realtà sì, è un po' peggio di ieri, ma niente di particolarmente sopportabile. Si sta lì un attimo con gli occhi chiusi, si ascolta un po' di musica, o si guarda la televisione, nel senso più la si ascolta più che la si guarda, però la si tiene lì accesa e si aspetta che passi la giornata. Vedo che oggi pomeriggio passerà così e vediamo un po' se in serata peggiora o se in serata migliora. Dice il medico che sono 12 ore quelle in cui si sente un po' di fastidio. Non so se sono già iniziate o se devono iniziare, però più o meno mi auguro che entro stasera tutto si sistemi. Basta, questo era l'aggiornamento della, diciamo, la mattina, mezzogiorno del terzo giorno. Grazie, ci sentiamo in serata.